Nella serata di ieri, il talent show X Factor ha rivelato i 4 finalisti dell'edizione 2024. I concorrenti che si sfideranno per la vittoria sono i Patagarri, il Les Votive, Lorenzo Salvetti del team di Achille Lauro e Mim del team di Manuel Agnelli. Questa puntata ha rappresentato un momento cruciale, poiché ha determinato chi avrà l'opportunità di esibirsi nella finale di giovedì prossimo a Piazza Plebiscito di Napoli. Nonostante l'emozione per i finalisti, la serata è stata segnata da polemiche riguardanti il sistema di votazione. Molti telespettatori hanno espresso il loro disappunto, sostenendo che il pubblico tende a votare più per il giudice che per i concorrenti stessi. In particolare, Achille Lauro ha mantenuto intatta la sua squadra, un fatto che ha suscitato critiche e discussioni sui social media. Gli utenti hanno lamentato come questa dinamica possa influenzare l'esito del talent, facendo sì che il talento individuale passi in secondo piano rispetto alla popolarità del giudice. Un altro punto di discussione è stato il commento di Francamente durante il suo ballottaggio con Mim. Le sue parole, pronunciate al momento dell'eliminazione, hanno sollevato un vespaio di polemiche. Molti fan hanno interpretato le sue affermazioni come una critica al sistema di votazione, evidenziando la frustrazione di alcuni concorrenti che sentono di non ricevere il giusto riconoscimento per il loro talento. Questo episodio ha ulteriormente alimentato il dibattito su come il pubblico percepisca i giudici e i concorrenti, creando un clima di tensione e aspettativa per la finale. Con la finale alle porte, l'attenzione si concentra ora sulle performance dei finalisti. Sarà interessante vedere come si comporteranno i concorrenti sotto pressione e se le polemiche influenzeranno il voto finale. La sfida di giovedì prossimo non sarà solo un test di talento, ma anche un'opportunità per i concorrenti di dimostrare che meritano di essere riconosciuti per le loro abilità artistiche, al di là delle preferenze personali per i giudici. In un contesto così competitivo, ogni ora e ogni tempo esibizione potrebbero fare la differenza.